siamo a Venezia, Ateneo Veneto, stiamo parlando, abbiamo parlato oggi in un convegno molto partecipato della portualità veneziana, del sistema portuale di Venezia, con vari relatori, ma con l'assessore Massimiliano De Martino del Comune e con il presidente Lino Di Blasio, presidente del sistema portuale, ma anche commissario per la crocieristica. Io mi soffermerei, al di là dei temi che sarebbero molti, Presidente, perché possiamo sintetizzare tutto quello che si è detto oggi in 4 ore di convegno in 2 minuti. Mi soffermerei su un tema importante che è quello proprio della crocieristica. Lei diceva prima che ha un mandato di 2 anni e mezzo, ce la fa a realizzare la piattaforma in 2 anni e mezzo? Domandina semplice. Ah, ho mandato residuo di presidente di 2 anni e mezzo, ma il commissario opera fino al 2026. Ah, quindi abbiamo tempo. Quindi c'è ancora. Sì, noi abbiamo fatto appunto questo primo anno di commissario molto focalizzati sulla corsa per realizzare, per adattare alcune banchine temporanee e per anche liberare alcune ormeggi. Per esempio abbiamo utilizzato, grazie a una norma dell'agosto scorso, la banchina di Chioggia e poi abbiamo anche fatto un dual use a Pusina. I prossimi mesi saranno proprio dedicati all'avvio delle progettazioni per le infrastrutture mancanti, e quindi lavorando a Canale Nord lato Nord con una banchina temporanea e poi la seconda parte invece di ultimazione dello studio di fattibilità tecnico-economica per la stazione marittima di Canale Nord lato Nord, e in parallelo invece le progettazioni e poi l'adeguamento delle vie di accesso alle infrastrutture portuali, quindi il canale Malamocco-Marghera e il Vittorio Emanuele, come previsto dalla norma, saranno studiati con l'attenzione che abbiamo avuto l'opportunità di dimostrare oggi in questo convegno all'ordine del giorno, dal punto di vista ambientale, con una minimizzazione dell'elemento dell'intervento umano sulla laguna, proprio per fare solo e soltanto quello che serve a garantire la cosiddetta coesistenza tra attività umane e attività e normale funzionamento di questo bioritmo che è questo della laguna. Grazie Presidente. Assessore De Martino, la crocieristica naturalmente viene conservata a Venezia, si sposta, cioè il baricentro va verso Marghera, rimane però la marittima a Venezia. Il Comune cosa ne pensa di questo? Cioè, come cambia la pianificazione della città, direi soprattutto per Marghera, no? Perché è Venezia di conseguenza, anzi prima Venezia e poi Marghera, e tutto il sistema infrastrutturale che è correlato a Marghera e a Venezia. C'è un disegno evidentemente, qual è questo disegno? Innanzitutto la cosa più bella da ricordare è che è un'infrastruttura che ha 800 anni di storia. 800 anni di storia sicuramente hanno bisogno di un restyling, di un revamping, e tutto quello che è stato discusso oggi fa capire che è un sistema molto complesso e non può essere superato, affrontato solo da poche entità in modo molto assente. Penso che la cosa importante è che è emersa oggi la voglia di collaborare, soprattutto perché i porti, non il porto della nostra città, in tutti questi anni ha trovato un'evoluzione nuova. Lo spostamento a Pusina, un ridimensionamento della marittima. Ecco, ci sono degli ambiti dove proprio il comune, la città, assieme al porto, ma assieme alle categorie produttive che sono all'interno dell'area industriale che ricade in prossimità dell'area portuale, devono trovare una pianificazione congiunta. C'è una grande parte anche del porto e dell'area industriale che deve essere rivalutata proprio per ricucire, per consegnare anche con l'abitato di Marghera un qualcosa che negli anni, che è stato l'orgoglio della nostra economia, però ha segnato anche qualcosa di negativo dal punto di vista ambientale e anche della salute per i residenti sul territorio. Ecco, penso che questa è una grande occasione, non si può pensare di pensare, programmare e progettare cose nuove dando scelte vecchie. Molto piacere che oggi anche il Presidente del Porto abbia detto: se pensate che oggi progettiamo qualcosa senza conoscenza, forse ci sbagliamo tutti di volta. Ecco, penso che questo bicchiere è mezzo pieno anche di volta proprio dell'apertura e della volontà di confrontarsi. Perfetto, molte grazie.